La musica del cuore. Abbiamo raggiunto la città di Treviso, il teatro comunale Mario del Monaco. Vicino a me c'è il signor Italo Della Libera. Italo, la chiamo affettuosamente Italo perché era il nome di mio papà, perciò con calma spieghiamo tutto. Oggi ho detto la musica del cuore. Perché la musica del cuore? Poi spieghiamo l'associazione Onlus, spieghiamo una malattia che pochi conoscono e che dobbiamo invece raccontare. Prima, perché la musica del cuore? La musica del cuore perché, appunto, dopo spiegheremo come associazione chi siamo. Noi, tra le attività che facciamo, organizziamo anche questo tipo di eventi con lo scopo di raccogliere dei fondi, perché lo scopo della nostra associazione è quello di sostenere la ricerca medico-scientifica su questa malattia rara, di cui qualcosa dirò dopo. Lei è il papà di Emma. Emma ha purtroppo questa patologia che pochi conoscono, che dobbiamo studiare e dobbiamo sovvenzionare la ricerca, perché purtroppo se non ci sono i soldi a volte le cose non si possono fare, direi spesso, non solo a volte. Di che malattia stiamo parlando? Stiamo parlando di ataxia di Friedreich, spero sia un nome noto a pochi, perché appunto trattandosi di malattia rara, meno la sentiamo nominare meglio è. Emma adesso ha 20 anni. Questo tipo di malattia è una malattia che viene trasmessa dai genitori che sono portatori sani, quindi sia io che mia moglie siamo portatori sani. E intorno all'età di 12 anni, quindi 8 anni fa, abbiamo saputo che Emma è affetta da questa malattia. È una malattia purtroppo degenerativa del sistema neuromuscolare ed è una malattia legata al fatto che noi come persone, come esseri umani, abbiamo bisogno di una proteina che elimina dal nostro corpo i metalli pesanti in eccesso. Ecco, chi è affetto da questa patologia non riesce a produrre una quantità tale di questa proteina, per cui giorno dopo giorno si accumula nel proprio sistema nervoso una serie di metalli pesanti che, quando diventano tanti, si accumulano, impediscono al cervello di trasmettere i segnali corretti a tutte le altre del corpo. I primi sintomi si hanno sempre nei punti più lontani del cervello, quindi si comincia dai piedi a vedere queste persone che cominciano a camminare in una maniera un po' dinoccolata, però purtroppo poi giorno dopo giorno vengono intaccate tutte le parti del corpo. Quel che è peggio è che ad oggi purtroppo non si è ancora trovata una soluzione, non c'è una cura. Allora, Emma, chi stai scrivendo? No, sto pubblicando un post per pubblicizzare l'evento all'ultimo. Ecco, perché siamo proprio agli sgoccioli, fra poche ore si andrà in scena. Esatto. Ma chi era Mario del Monaco, lo sai? Mario del Monaco, sì, era un cantante lirico, un tenore. È stato un orgoglio italiano, eh? Sì, un orgoglio italiano molto famoso. E la più conosciuta è Un amore così grande, la sua opera. Ma sei bravissima! Un amore così grande, era quella perché lì. Perché un anno abbiamo fatto un evento in memoria di lui e quindi... Ma cos'è per te la musica? Ah, per me la musica è veramente importante perché è universale, è accessibile... Certo. Quasi a tutti e ci accompagna in ogni momento e segue le nostre sensazioni. Palcoscenico del Teatro Comunale Mario Dal Monaco di Treviso, qualche ora prima dello spettacolo, si stanno provando i pezzi che poi si andranno a suonare questa sera. Marco Fatichenti, maestro pianista acclamato a livello internazionale, ha calcato i palcoscenici asiatici e americani, insomma... È già una bella presentazione italiana nel mondo. Ho Marco, girato, vi ringrazio tanto. Complimenti. Senti, io ti farei però due domande fuori luogo, nel senso che non parleremo di Chopin o di Brahms, artisti che tu ami in modo particolare. Marco, è la giornata di oggi invece. Come Marco è la giornata di oggi? Eh beh sì, è una giornata importante questa. È certo che è una giornata importante. Perciò tu e questa giornata. Dimentichiamo i palcoscenici importanti internazionali. Pensiamo a questo palcoscenico e a perché siamo qui oggi. Ma certo, siamo qui per cercare di dare a conoscere questa bellissima associazione. Certo.
e cercare di aiutarla e vedere se riusciamo a fare qualcosa velocemente. Molto velocemente. Molto velocemente, certo. Non sarà facile, immagino, non è mai facile, però dobbiamo provarci e se si può aiutare è un piacere. È un piacere poterlo fare. Noi ringraziamo tutti coloro che oggi insieme, come una bella squadra, come un bel gruppo, andranno a lavorare, perché chiaramente loro mettono in scena la loro capacità, il loro studio, i loro sacrifici, la loro storia. La musica può far molto. La musica può fare tantissimo, soprattutto in tempi come questi. Certo. E anche per queste cose, evidentemente, per queste belle atmosfere, certo, aiuta a crearle, aiuta a unire la gente, aiuta a farci dimenticare anche i problemi a volte. Oh, questa volta suono con Federico Brunello, altro maestro, altro pianista. Tu accompagnerei un basso, dico bene? Sì, io accompagnerò un basso, Mikhail Rissov, un basso russo, ma in realtà ormai trevigiano da più di 30 anni, quindi insomma un'amicizia e un legame professionale che ci lega da qualche anno. Federico, la musica del cuore, oggi più che mai. La musica del cuore, io sono onorato di partecipare a questo evento perché è bello che quello che noi abbiamo e che possiamo dare non sia solo diletto alla gente, ma sia anche utile a qualcuno. E qualcuno mi riferisco a tante persone, quindi devo dire che è meraviglioso poter donare anche con altri mezzi, oltre che con mezzi economici che, ricordo, vanno dati e siate generosi. Certo, no. Esatto. Soprattutto perché nel nostro paese bisogna essere noi a farlo. Assolutamente sì, purtroppo sì, quindi insomma devo dire che è sempre bello dare qualcosa che non sia materiale ma anche etereo, che rimanga nel cuore, appunto. Ne approfitto, tu sei un artista giovane, i giovani si avvicinano ancora con grande piacere a questa tipologia di arte che insomma è impegnativa. Studiare qui non è come giocare, è vero? No, assolutamente no, però vedo che molti giovani comunque studiano e continuano a studiare musica classica. Bene. Sì. Tra gli artisti della serata è giusto menzionare anche il basso Mikhail Rissov, un artista nato in Crimea che ha studiato al Conservatorio di Minsk, che ha debuttato all'Arena di Verona dopo aver perfezionato i suoi studi alla Scala di Milano. Insomma, una serata importante con grandi artisti, una serata dedicata alla solidarietà, al voler fare qualcosa per questa tematica di cui abbiamo dato spiegazione ampia all'inizio del nostro intervento con il signor Italo. Questa volta devo dire che sono un pizzico più fortunato perché ho una bella donna al mio fianco, Stefania Bellamio, che è un soprano, dico bene. Allora Stefania, sul palcoscenico qui a Treviso per un momento importante, un momento di solidarietà, accompagnata da un grande chitarrista che poi andrò ad incontrare. Ma prima parliamo di Stefania perché posso darti che tu. Certo. Tu certo. Già sei giovanissima, hai già un background mica da ridere, insomma, hai già le tue belle esperienze di palcoscenico. Sì. Beh, non sono proprio giovanissima. Dai, sì, comunque sì, ormai sono quasi 20 anni che canto e ho girato un po'. Insomma, voglio dire. E con Massimo Scatolini, certo, invece collaboriamo in maniera stabile già da 6 anni. È fresco un vostro ultimo concerto, mi pare. Oddio, abbiamo avuto questo periodo in cui Massimo è stato in Australia, sì. E prima sì, abbiamo fatto un bel concerto. Senti, ho detto prima, questo è un momento particolare, una serata particolare, perché insomma siamo qui per Emma, ma siamo qui per tentare di fare qualcosa per risolvere un problema molto serio. Questo vuol dire che insomma la musica, il voler fare qualcosa, può effettivamente aiutare. Assolutamente sì, anzi è doveroso, perché attraverso un linguaggio che è universale possiamo arrivare a tante persone e toccare con le emozioni il cuore.
e la sensibilità per tutto quello che succede e che ha bisogno dell'aiuto di tutti. Che meraviglia, quanta dolcezza, quanta passione, quanta atmosfera che crea una chitarra se pizzicata, se queste corde vengono pizzicate da un grande maestro, Massimo Scattolini. Massimo, prima di parlare di cose molto serie, perché oggi è una giornata seria, bella, è un bel momento per tutti, dove dimentichiamo un po' chi siamo. Siamo una squadra oggi, dobbiamo giocare insieme per un motivo ben preciso. Però facciamo una piccola parentesi, la chitarra è come una bella donna. Basta guardarla, tutta piena di curve. Hai visto? Insomma. Direi sì, eh? Ci siamo? Ci siamo. Ci ha azzeccato? Assolutamente, ma addirittura io vi ricordo che quando feci fare a Franco Fontana, il grande fotografo, una copertina di un mio CD, lui fece una specie di omaggio a Magritte, solo che al posto del violoncello, con la donna, ha messo la chitarra e una donna. Bellissima modella in fianco, Min Balbo. Insomma, è normale quando noi uomini, non più giovanissimi, parliamo di belle donne, esatto. Però giovani dentro, sia ben chiaro. Giovani. Dicevo, maestro, una giornata importante, una serata, certo. Dove il pizzicare le corde e accompagnare una grande voce ha un altro valore. Assolutamente, poi io con Stefania ho un rapporto pluriennale, abbiamo debuttato nel 2012 qui vicino alla Fenice, al Teatro La Fenice di Venezia, e poi abbiamo fatto alcune tournée un po' in tutto il mondo, Australia, eccetera, insomma. Per cui ho quel feeling necessario. Io sono appena tornato esattamente poche ore fa dall'Australia e ci siamo visti adesso, certo. dopo abbiamo fatto l'ultimo concerto qui a dicembre. Era come se fossi appena, come il giorno dopo, insomma, per cui una cosa facilissima, semplicissima.